Have a nice week. Lucetti. C'era una volta un anziano samurai che si diceva fosse ancora capace di sconfiggere qualunque avversario. Un pomeriggio si presentò a sfidarlo un giovane guerriero, conosciuto per non aver mai perduto un solo scontro. Nonostante le remore dei suoi allievi, il maestro decise di accettare la sfida. Il giovane guerriero cominciò ad insultare l'anziano maestro facendo di tutto per provocarlo, per ore. Tuttavia il vecchio si mantenne impassibile. E alla fine, esausto e umiliato, l'impetuoso guerriero si ritirò. Delusi dal fatto che il maestro avesse accettato tanti insulti senza reagire, gli allievi gli domandarono: «Perché non avete usato la vostra spada per rispondere? La gente penserà che siete un codardo!» L'anziano maestro allora domandò loro: «Se qualcuno vi si avvicina con un dono e voi non lo accettate, a chi appartiene il dono?» «A chi ha tentato di regalarlo», risposero. «Lo stesso vale per l'invidia, la rabbia e gli insulti», disse il maestro. «Quando non vengono accettati, continuano ad appartenere a chi li porta con sé». Pensaci per un momento. Che cosa puoi lasciare andare oggi? Che cosa qualcuno ti ha voluto regalare o donare che non vuoi proprio accettare? Condividilo subito nei commenti qui sotto. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Muah.